A Milano è di nuovo allarme sicurezza, questa volta protagonista non è la zona di Stazione Centrale, ma quella di Gaia Olenti, spesso nota alla cronaca per episodi di microcriminalità, soprattutto per reati commessi da giovani e giovanissimi. Sabato 27 maggio, a pochi passi da Piazza Gaia Olenti, intorno alle 19:30, una violenta rissa è finita a coltellate, prima con calci e pugni e poi sono spuntati cocci di bottiglia e anche un coltello. A rimanere ferito da un fendente e da una bottigliata è un giovane egiziano di 18 anni, aggredito da due coetanei. Come si vede dalle immagini, due giovanissimi avrebbero prima aggredito la vittima con una raffica di pugni e calci e poi l'avrebbero ferita con il lancio ravvicinato di una bottiglia e infine con un fendente al fianco. La vittima, trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, è in gravi condizioni, anche se dopo l'operazione d'urgenza non sarebbe più in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia Duomo, intervenuti subito sul posto, stanno provando a ricostruire l'accaduto. In queste ore stanno ascoltando alcuni testimoni e visionando le immagini catturate dalle telecamere presenti in zona e dai cellulari di chi era presente, decine di ragazzi, che si era data appuntamento per una festa improvvisata a ritmo di musica. L'episodio però, che si inserisce in una scia di rapine, riste, aggressioni e stupri dell'ultimo periodo, ha allarmato le autorità, che nella giornata di domenica hanno organizzato in prefettura una riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, nella cui seduta hanno disposto un potenziamento dei servizi di vigilanza della zona, più agenti che pattuglieranno Piazza Gaia Olenti e l'area del Parco della Biblioteca degli Alberi per assicurare maggior visibilità delle forze dell'ordine e aumentare la percezione di sicurezza da parte dei fruitori dell'area, per la maggior parte famiglie con bambini.